Salvo, siamo arrivati alla terza delle serate dedicate alla festa del pane e della pasta 2022 qui a Borgata Costiera con la tua conduzione, ma facciamo insieme un bilancio di queste tre serate. Devo dire che il bilancio è straordinariamente positivo, perché queste tre serate sono andate al di là di ogni più rosea aspettativa, e quindi complimenti subito per Francesco Foggia, che ha curato l'organizzazione insieme con le amiche e gli amici dell'UNAC, meravigliosi e straordinari, l'Unione Nazionale Arma Carabinieri. Ringrazio anche Alessandra Lamia, bravissima direttrice artistica, e poi un grazie al pubblico che devo dire ci ha sostenuto, migliaia e migliaia di persone ogni giorno, non solo davanti al palco ma anche per i vicoli di Borgata Costiera. Quindi un pubblico che ha sostenuto anche queste grandi aziende, che non finiremo mai di ringraziare per il loro aiuto, per il loro apporto. Sono la parte sana dell'economia siciliana, sono le nostre aziende, e quindi dobbiamo dire grazie a questi imprenditori. C'erano anche aziende nazionali, segno che questa manifestazione cresce e diventa sempre più importante. Un grazie anche a tutti gli artisti. Sul palco ci sono ancora Toti e Totino, li sentite in sottofondo. Ieri c'era Uccio De Santis, l'altro ieri il mio amico e collega e socio Enrico Corneli Litterio, quindi veramente bilancio positivo. Grazie anche ai volontari della Croce Rossa Italiana, della IPS, della Guardia ai Fuochi, tutte donne e uomini che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione. E grazie anche a te, Candida, perché devo dire che Candida è stata tutto il tempo in questi tre giorni qui, in questo set allestito per lei, e ha intervistato tutti i protagonisti di questa festa del pane e della pasta. Quindi grazie, viva Mazara del Vallo, viva Borgata Costiera. Grazie a te, Salvo. Allora ti aspettiamo prestissimo a Mazara del Vallo per le prossime edizioni della festa del pane e della pasta. Io ci sono, basta chiamarmi e arrivo cu tuttu cori. Come dici sempre tu. Grazie, Salvo. Come mi piace ripetere, cu tuttu cori. Ciao.